Shakedown! Ciao a tutti ed eccoci ritrovati con il secondo update giornaliero del Shanghai Major. Sfortunatamente questo torneo in Cina per adesso è abbastanza un disastro e sono le 7:30 del nostro fuso orario in Cina, sono all'incirca le 2:30 della notte, hanno appena finito di fare l'ultima partita della giornata. Sono servite quasi 5 ore solo per fare la prima best of 3, quindi è stato un disastro dall'inizio alla fine. Quindi per forza di cose questo video sarà molto più breve di quanto aspettavo. Probabilmente uscirà su YouTube molto molto tardi, probabilmente penso per le 8:30-9, quindi ancora più tardi di quello di ieri, non ci sarà più tanto da parlare. In ogni caso i risultati sono i seguenti, li vedete, se volete potete andare anche se avete il compendium del game. Non so se sarebbe per forza il compendium, ma comunque si può vedere. No, non penso sia il Companion per vedere semplicemente i bracket. Comunque appunto potete guardare sia da qui ma anche su Ghostgrammer, su Team Liquid, su Joindot, un po' dappertutto. Team Liquid appunto ha vinto contro gli Alliance 2-1. Le mie previsioni erano Alliance 2-1, invece si sono state ribaltate. Con tre partite molto molto interessanti. Alcune un paio abbastanza snobollose, ma in generale comunque questo è un set che se avete voglia di guardare è molto 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 interessante. Gli MVP Phoenix hanno distrutto anche gli LGD con due partite che sono durate meno di 30 minuti, partite estremamente interessanti con gli MVP che hanno piccato i loro soliti eroi tipici. Diamo un'occhiata, appunto il Natural Prophet hanno sempre piccato nella prima fase, l'OT, Lion, tutti eroi molto molto interessanti. 2-0 per loro, quindi la prossima, le semifinali che verrà giocata, non c'è scritto qua, ma penso che si faranno dopodomani, per prima ci sono altre due parti della upper bracket. Quindi MVP Phoenix contro i Team Liquid, gli Alliance e gli LGD che andranno in lower bracket. Le altre partite che sono giocate oggi sono state le 4 best of 1 della lower bracket. I Home hanno vinto contro il Team Arcon come mi aspettavo, qui non c'è stata nessuna sorpresa, e anche gli Complexi hanno vinto contro i Team Spirit. Poveri Team Spirit, tra l'altro, gli organizzatori del torneo hanno perso una delle tastiere di uno dei giocatori, quindi hanno dovuto regalare ancora di più la partita ed è stato un disastro ancora anche in quel caso. I Virtus Pro hanno vinto contro i VC Game in partita molto combattuta, 43 minuti, 32-10, ma in realtà le prime fasi della partita erano molto molto più combattute. Un po' una sorpresa, i VC Gaming sicuramente avranno bisogno di fare un cambiamento di roster, di pensare un po' cosa gli è successo. Virtus Pro in generale comunque sono appunto la possibile sorpresa del torneo, sono sempre imprevedibili, non si sa mai cosa possono combinare. E l'ultima serie giocata, l'ultima best of 1 giocata tra C-Deck e Newbie, hanno visto l'eliminazione del secondo classificato del TI 5, i C-Deck Gaming. E invece i vincitori del TI precedente, lui, riuscire a vincere. Anche questa partita è stata molto molto lunga, 62 minuti, 33-23 il risultato, molto molto combattuta. E un po' una sorpresa appunto che questi due team siano finiti in lower bracket, ma così è stato un po' questo torneo. Le prime due partite della lower bracket, quindi della seconda fase della lower bracket, con gli LGD e gli Alliance che sono scesi appunto in lower bracket, saranno Alliance contro E-Home e LGD Gaming contro Incomplex. Invece Virtus Pro e Newbie scopriranno domani contro chi giocheranno appunto per secondo il risultato di OG contro Team Secret, di Evil Geniuses vs Fnatic. Se non sbaglio, eccolo qua, possiamo guardare anche la schedule, domani sarà il 3. Sarà OG contro Team Secret, la best of 3, seguita da gli Evil Geniuses, finalmente possiamo vederli giocare nel main tournament, contro i Fnatic. OG contro Team Secret, penso che anche le scommesse sono a favore degli OG, sostanzialmente. Team Green Secret però, ecco, dipende sempre se riescono a trovare il loro mojo, il loro ingrediente segreto e combinare quello che riescono a combinare quando sono in sinergia uno con l'altro. Gli EG sarà sempre uno spettacolo con i Fnatic, che hanno giocato molto bene ultimamente. Poi ci saranno le due partite della loro bracket che sappiamo già, quindi Alliance, E-Home e LG contro Complexity Gaming. Saranno ancora anche queste best of 1, dalla prossima fase della loro bracket saranno tutte best of 3. E poi ci saranno gli altri due game della loro bracket.
Virtus Pro e Newbie contro i due team che perderanno tra OG e Secret e Virginia Sisters of Fnatic. Non fidatevi per niente la schedule di questa indicata qua. Anche oggi doveva cominciare alle 3 del mattino, la partita invece è cominciata ben oltre le 5, e l'ultima partita che sarebbe dovuta cominciare alle 12 invece è partita alle 6 del pomeriggio, quindi oltre 6 ore di ritardo guadagnati durante la giornata. Questo comunque è tutto e ci vediamo probabilmente domani, sperando che appunto la schedule venga rispettata un po' di più e ci sarà un po' di tempo per parlare delle partite. Ciao a tutti, a domani!